Raramente nel basket, se concede agli avversari 3 quarti su 4 complessivi, riesce a portare a casa la vittoria. E quanto è successo domenica all'Amatori Pescara, che ha perso tra le mura amiche del Palelettra contro il Senigallia con il punteggio di 70 a 77. Per i biancorossi probabilmente è stata la prestazione più negativa della stagione ed è la terza sconfitta consecutiva se contiamo campionato e fase ad orologio. Certo, la certezza del quarto posto nella griglia playoff resta, ma bisogna assolutamente ritrovare quella fluidità in fase offensiva e la giusta cattiveria agonistica. Già dal prologo si vede che non è giornata, con i pescaresi molto contratti e confusi che subiscono le conclusioni di Perini e le bombe di Battisti. Stessa musica anche nella seconda frazione, nonostante la difesa zona e le rotazioni. Segna solo Dip ed il giovane Masciarelli si concede una bella schiacciata in contropiede, ma è troppo poco. Gli esterni fanno fatica nelle conclusioni ed il Senigallia continua a portarsi avanti con Pierantoni e le triple di Sartini. Al 19° i marchigiani hanno un vantaggio consistente, 24-41, mantenuto senza particolari sofferenze. Statistiche alla mano, l'Amatori solo nel primo tempo perde ben 11 palloni e qualche lieve fischio si leva dagli spalti del Palelettra. I biancorossi rientrano dalla pausa lunga con una maggiore aggressività ed un ritmo più alto che scuote l'andamento della gara. Per Maino e Soci si registrano i primi segnali di recupero, soprattutto quando in campo ci vanno i più giovani, ma i problemi di fondo, percentuali e combinazioni offensive restano. Nell'ultima frazione l'Amatori comincia finalmente a giocare con maggiore concretezza e gradualmente si riavvicina sospinta dalla vena del solito Pepe e da Capitan Raiola. È una tripla di Maino al 39° a sancire il primo sorpasso, 66-65, ma gli ospiti non si scoraggiano e ritornano subito in vantaggio, portando a casa con freddezza 2 punti vitali per il discorso playoff. Per l'Amatori adesso ci saranno gli ultimi 2 impegni della fase ad orologio, domani sera sul campo di Rieti e sabato in casa contro Montegranaro, e poi finalmente inizierà la post-season. Obiettivo ora più che mai ritrovare fiducia nei propri mezzi e ritrovare quella spensieratezza di chi non ha niente da perdere e ha già fatto un campionato al di là di ogni più rosea aspettativa. In questo momento, quando le cose non vanno bene, bisogna essere realisti. Siamo partiti male, contratti, impauriti, non riuscivamo proprio a giocare. Questo è un po', si sta portando avanti la partita con Eurobasket, questa tensione che secondo me non serve, dobbiamo trasformarla invece in energia positiva, come abbiamo fatto nei secondi quarti, che sicuramente era una reazione di nervi, di orgoglio, però efficace, che ci ha portato fino al +1 a pochi secondi. Poi è logico che il dispendio di energia dopo ti fa fare delle scelte non molto luce e nemmeno un tanta fortuna, diciamo.